Quando si è rettore dell'Università di Teramo, presidente dell'ARPA e presidente del Braga, bisogna lavorare anche il 16 di agosto. E anche con piacere, devo dire, perché tutti e tre questi incarichi sono incarichi non solo di un lavoro impegnativo e estremamente interessante, ma in qualche modo sono anche degli incarichi finalizzati, vocati a creare delle migliori condizioni per la cosa pubblica, e di questo mi fa immensamente piacere. Ci passi la battuta, quando sarà anche presidente dell'Istituto Zooprofilattico, anche il giorno di Ferragosto, Natale e Capodanno? No, questa, diciamo, la escluderei. Sicuramente, se necessario, pronti a lavorare anche Natale. Il lavoro l'ho sempre inteso come uno strumento formidabile per mettere a disposizione degli altri le proprie capacità o la propria anche semplice voglia di lavorare. E in questa prospettiva il lavoro è interessante anche nella notte di Natale. Se la presidenza del Braga e anche quella eventuale dell'Istituto Zooprofilattico possono essere viste come un polo unico insieme all'Università di Teramo, ecco, quella dell'ARPA invece come viene fuori? L'ARPA la interpreto nel ringraziare il governatore D'Alfonso per la fiducia che ha voluto accordarmi, la interpreto davvero con spirito di servizio, nel senso una preziosa risorsa del territorio. I trasporti sono uno dei settori che producono il maggior impatto sullo sviluppo di un territorio, si trovano ad affrontare una crisi di sistema a livello nazionale, visto che le ristrettezze di finanza pubblica non consentono più di poter investire nei trasporti quelle risorse che fino a qualche anno fa erano disponibili. Si tratta di ripensarle in una visione strategica, questo è il mandato ricevuto dal governatore D'Alfonso. Il vero impegno richiederà far quadrare i conti e rilanciare una società strategica per lo sviluppo della regione. L'obiettivo di D'Alfonso è quello di andare verso una società unica di trasporto in Abruzzo, quindi questo potrebbe significare che il suo è un incarico a tempo oppure? L'obiettivo del governatore è davvero ambizioso e sono felicissimo di poter essere coinvolto in qualche modo nella realizzazione della sua strategia. E l'obiettivo è di rilanciare il settore dei trasporti, di rilanciarlo in termini infrastrutturali, ha già conseguito degli obiettivi straordinari. Di rilanciarlo anche in termini di servizio offerto attraverso il TPL. Ora, che sia un'unica società di trasporti, che sia una entità che comunque riesca ad esprimere delle sinergie fra le tre società regionali, anche questo credo possa passare in qualche modo in secondo piano. Ciò che invece è assolutamente urgente è ripensare la strategia del TPL, sapendo che bisognerà coniugare scarsità di risorse e miglioramento del servizio, oltre che naturalmente la salvaguardia del posto di lavoro.